Sai disegnare un cuore? E allora sai fare questa card. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi un video semplice semplice, facile facile, per creare una card romanticissima e carinissima, senza colla, soltanto ritagliando un bel cuore. Eh sì, senza colla, quindi è una card anche dell'ultimo minuto per i distrattoni che ancora non hanno fatto il bigliettino da accompagnare al regalino per San Valentino. I regalini li trovate sempre su Arte per te a pochissimo costo, dove qui non si bada al consumismo ma si bada piuttosto al sentimento e alla creatività. Per il bigliettino ci pensiamo subito, spostandoci sul piano da lavoro. Se sapete fare un cuore, saprete fare benissimo anche questo bigliettino. Cosa ci occorre? Semplicemente due fogli di carta, io ne ho una per scrappa roselline e una rosa che userò per l'interno, una forbice, io ne userò una dal taglio irregolare, così a ghirigori. Voi invece potrete usare benissimo un paio di forbici anche lisce o a zig zag, e poi un bel cuore che avremo disegnato come sagoma. Se volete vi lascio la sagoma anche sull'album di San Valentino della pagina Facebook di Arte per te, qui sotto nel box informazioni trovate il link. Occorrerà anche una matita. Cominciamo subito. Prendiamo il nostro foglio di carta e tracciamo la sagoma del nostro cuore. Benissimo. Fatto questo, ritagliamolo. A questo punto prendiamo il cuore e pieghiamo nelle parti esterne, le parti esterne delle volute, e facciamole arrivare al centro del cuoricino. A questo punto avremo questo, quindi ripieghiamo prima il lembo superiore, a coprire, a stare attenti che venga coperta l'apertura qui, e poi la parte che rimane ovviamente pieghiamola in due, così. Voilà, è la nostra bustina, guardate che tenera, è bella e pronta. Adesso, in maniera molto semplice, ricaviamo anche l'interno, quindi ricalchiamo più o meno le dimensioni e ovviamente facciamola più piccola di un pochino, quindi, e voilà, mettete qui il vostro messaggio, infilatelo nella prima piega e magari usate un bel cuoricino a contrasto per chiudere con un punto di colla la vostra bustina. Metto qui e poi voi con un po' di scotch, potete, di biadesivo, potete attaccare, e poi quando lei leggerà il biglietto poi dite: ma non è finita, il biglietto, guarda qual è questo. Non è meraviglioso? È troppo carino questo bigliettino, molto semplice da fare, intuitivissimo credo, insomma 2 minuti per regalare un qualcosa di carino fatto da voi, è veramente veramente delizioso, che possa parlare di voi e possa dire quanto tenete alla persona amata. Adesso vado a scrivere l'interno, vi lascio le foto e noi ci vediamo dopo. Semplice fare questa bustina con il suo bigliettino, e poi quando la bustina sarà nelle mani del vostro amato, aprendola si accorgerà che altro non è che il vostro cuore che custodisce questo messaggio pieno di amore. E allora spero che questa idea semplice semplice vi sia piaciuta. Se è così, mi raccomando, regalatevi un pollice in su e condividete questo video, e io vi aspetto sempre su Facebook, su Instagram, sul blog, qua sotto trovate link di tutti i social. Mi raccomando, iscrivetevi su Instagram, siamo pochissimi, non vi piace Instagram? E allora fatemi sapere anche se vi piace Instagram oppure no, io vi aspetto anche là, cercate Arte per te ovunque. Se volete trovare un mondo pieno di golosità e divertimento, vi aspetto anche su Due Cuori Una Cappa, il mio secondo canale che gestisco insieme al mio marito Gabriele. Augurandovi il più romantico dei San Valentini, non mi rimane che rimandarvi al prossimo video. Da Ombretta e da Arte per te è tutto, buon San Valentino!
Valentino, ciao!